Sono le 13.30 del 25 febbraio 2024, metro alla Petogna, frazione comunque di Marzi. Bene, oggi ho fatto un giro piacevole, come tutti i giorni. Allora, la mia giornata è cominciata dopo mezzanotte. Sì, stamattina presto sono stato sveglio 6 ore. Dopodiché sono tornato a letto, ho dormito in altura e poi mi sono alzato, sono andato al mio otto, ritornato a casa, ritornato al mio otto. Dopodiché ho deciso di fare una passeggiata ciclistica. Quindi sono partito da qui da Marzi, ho fatto questo percorso, strada Circonvicenza, un po' in giro, poi strada 1 mi sono fermato là, alla riserva naturalistica, là c'è un parco. Poi ho proseguito all'incrocio strada 10. La strada 10 verso destra, che si è congiunto con l'incrocio di strada 40. La strada 40 ho proseguito, non ci canta di diritto a strada 40, esattamente per strada 46. La strada 46 è Borghincile. Adesso eccomi di nuovo località Petogna. Qui ci hanno fermato, messo anche la fermata a bus, la strada di Sant'Antonio. Guardate com'è bella la Petogna, un'oasi di pace, di tranquillità, non c'è smog, si trova il piede della montagna, pochissimo traffico, poi il popolo di Lugo, un popolo di lavoratori. Quanto è la lunghezza della frazione Petogna? Qua ci sono un gruppo di case sparse. Comunque, le abitazioni qui iniziano da più avanti, da circa, cioè mezzo chilometro più avanti. Quindi, l'intera frazione del Comune di Marzi della Petogna è lunga circa 1500 metri a destra e a sinistra. Guardate quanto è bella, oggi è una giornata splendida. Qui c'era, ecco qui, qui c'era un vecchio fontanile, forse stava a mischiare tutti quei roghi in disuso. E adesso prosegue, arriva un'altra auto, eccola qui. Allora, piano piano ci avviciniamo. Ah, ecco una cosa dismessa, qua ci vanno Santa Riva. Queste montagne le conosco benissimo perché io le ho frequentate per anni. E qui l'ultima parte del centro abitato, case sparse, della frazione Petogna. E fra poco arriviamo, c'è una curva, si gira verso est e poi qui c'è